Banca Agricola Popolare di Ragusa presenta BAPR Plus. L'applicazione alternativa alle consuete funzioni di trading online che consente a tutti i clienti titolari di azioni BAPR di gestire ordini di vendita sul mercato IMTF con semplicità e da qualsiasi dispositivo, computer, tablet o smartphone. Scarica BAPR Plus. Scarica l'app BAPR Plus dagli store per averla sul tuo dispositivo mobile. Per accedere dal computer basterà cliccare sul link dedicato presente sul sito bapr.it. Accedi a BAPR Plus. Se sei titolare di un contratto di internet banking, puoi accedere usando le tue credenziali del BAPR Online. Sicurezza. Ad ogni accesso è previsto l'uso di un fattore di autenticazione OTP, One Time Password, che riceverai tramite SMS. Dovrai digitarlo una sola volta dopo l'accesso, effettuato con User ID e Password. Informativa. Al primo accesso in app sarà necessario confermare l'accettazione e presa visione dell'informativa del servizio che potrai scaricare sul tuo dispositivo. Elenco dossier. Nella pagina principale dell'app è riportato l'elenco delle azioni BAPR di cui sei intestatario, con evidenza del dossier in cui sono custodite. Espandi il dossier di tuo interesse per visualizzare per ciascun codice titolo il prezzo medio fiscale, la quantità totale di azioni, gli ordini in corso di validità e il residuo disponibile per la vendita. Da questa sezione puoi visualizzare l'elenco ordini, attivare la vendita e trasmettere la revoca di un ordine disposto. In presenza di più ordini revocabili, il pulsante Revoca rimanda alla sezione generale con l'elenco dei soli ordini revocabili. Vendita titoli. Per vendere un'azione, clicca sull'apposito pulsante, seleziona la quantità da negoziare, il prezzo di vendita e la data di scadenza della validità dell'ordine. In automatico verrà suggerita la scadenza maggiore possibile e il limite minimo di prezzo di inserimento d'ordine. Gli ordini inseriti al di sotto di tale limite saranno rifiutati dal mercato. Conferma della vendita. Prima della conferma, prendi visione del riepilogo dei titoli da vendere, scarica e dichiara la presa visione dell'informativa costi spuntando l'apposita casella. Gestione ordini. Dopo aver trasmesso l'ordine, clicca sul pulsante Gestione ordini per visualizzare il riepilogo degli ordini inseriti con evidenza di data e ora, stato ordine, quantità ordinata ed eventuale quantità eseguita, anche parziale. Revoca ordine. Per gli ordini irrevocabili, cliccando sull'apposito pulsante, si può trasmettere la revoca. Per maggiori dettagli, si rimanda al manuale disponibile sul sito bapr.it e alle dipendenze della banca.